Care amiche, cari amici, domenica prossima molti italiani avranno l'occasione di scegliere l'amministrazione futura della loro città. Questa volta si vota per i candidati sindaci che hanno conquistato il ballottaggio e voi dovrete scegliere tra i nostri e quelli della sinistra. Voi dovete scegliere se vivere in città sicure, pulite, efficienti, ben organizzate, con grande attenzione alla qualità della vita, al verde, ai bisogni dei più deboli, con le tasse comunali e la burocrazia ridotte al minimo. Se deciderete di non scegliere, vincerà la sinistra. Quella sinistra a cui noi ci opponiamo da sempre e che non è mai cambiata. È la sinistra dei no, delle tasse, delle regole asfissianti, del degrado delle periferie. Noi invece abbiamo espresso in passato ottimi sindaci che vi chiediamo di confermare e oggi abbiamo ovunque ottimi candidati, candidati preparati, esperti, capaci, operosi, che sono la sola speranza di cambiamento nei comuni finora amministrati dalla sinistra. Occorre quindi che andiate a votare e che insistiate anche con i vostri cari, con i vostri amici, con i vostri conoscenti affinché votino e facciano votare i candidati sostenuti dal centrodestra in tutti i comuni al ballottaggio, perché regalino alla vostra città il buon governo di Forza Italia, il buon governo del centrodestra. Per tutte queste ragioni vi invito ad andare a votare, anche a costo di fare qualche sacrificio in una calda domenica di fine giugno. Dovete farlo e fatelo pensando all'interesse vostro, all'interesse dei vostri figli, a quello dei vostri nipoti. E quindi Forza Italia, viva l'Italia! Domenica 26 giugno si vota per i ballottaggi. I cittadini hanno l'occasione di decidere direttamente il sindaco e il futuro delle loro città. A questi cittadini rivolgo il mio appello. Andate a votare, non vi voltate dall'altra parte, non date la vinta a chi spera che andiate al mare senza passare 5 minuti dal seggio elettorale a definire il vostro futuro per i prossimi 5 anni. Sulla scheda nelle città al voto troverete due candidati, uno di centrodestra, uno di sinistra. Scegliete da che parte stare. Quello che possono garantirvi i candidati di centrodestra è un'amministrazione attenta alle famiglie, alla sicurezza, alle attività produttive. Un'amministrazione che preferisce investire per creare sviluppo piuttosto che distribuire soldi a caso per fare facile consenso. Quello che i sindaci di centrodestra vi hanno sempre garantito è buon governo. Ovunque, anche dove al primo turno non siamo stati uniti, Fratelli d'Italia sostiene e invita a votare il candidato di centrodestra arrivato al ballottaggio, perché noi combattiamo sempre e solo la sinistra. Bastano 5 minuti e una croce sul nome giusto per contare e noi contiamo su di voi. Domenica scorsa il centrodestra ha eletto tantissimi nuovi sindaci in tutta Italia, anche in città importanti come Palermo e Genova, ma domenica prossima può far caldo, non ci interessa, ci sono ancora 40 sindaci importantissimi da scegliere. E anche laddove il centrodestra per problemi locali settimana scorsa è andato diviso, adesso l'importante è unirsi e scegliere donne e uomini che rappresentano il centrodestra, che unito vince da nord a sud. Quindi chi ha votato Lega settimana scorsa e chi ha votato il centrodestra ha una sola scelta, il centrodestra unito per eleggere sindaci che mettano a disposizione la loro competenza dei cittadini di tutta Italia. Io ci sono, domenica tocca a voi.